Covadis del 2019 è stato un grande successo. Abbiamo avuto 350 partecipanti, abbiamo avuto come ospiti 41 panelist, tutti di un certo livello di qualitativo, internazionali e nazionali, e abbiamo parlato, come buon uso al Covadis, di tante asset classes, dell'interesse o della visione dell'investitore internazionale sull'Italia. Abbiamo iniziato con una bellissima presentazione del Chief Global Economist di CBRE Global Investors, la quale, senza essere sollecitato o preparata in qualunque modo, ha più volte ribadito il fatto che Milano, nel contesto internazionale, è una delle città più desiderate, più richieste. Questo ovviamente fa piacere al pubblico italiano, ed era una totale sorpresa, devo dire. Altro fattore che mi ha colpito era l'interesse di tutti per il settore residenziale. Non così tanto il student housing, senior housing, quello lo si sapeva ed è da tempo che anche in Italia si interessa, cioè c'è questo interesse. Quello che mi ha stupito un po' era l'interesse per il settore tradizionale del residenziale, su quale più occasioni è stato detto che c'è enorme interesse di investire in questo settore, con il problema che tutti conosciamo della mancanza del prodotto. E la posizione, per esempio, del Global Head of UBS Real Estate era quella di richiedere più attività da parte dei sviluppatori italiani che creano il prodotto che poi l'investitore istituzionale avrebbe comprato. Per cui anche questo è un messaggio positivo, sicuramente sarà di aiuto per l'economia italiana e comunque per il mercato immobiliare italiano.